Eccoci qua. Questo è Comano. 29 chilometri, non diciamo a nessuno che l'abbiamo fatta, con l'Anico, tranquillo, si va tra con calma e si rientra. No stress. Questa gara vedrete delle persone muoversi e girare tra voi chiedendovi insistentemente di acquistare i tagliandini. Approfittatene perché serve per finanziarci, ovviamente. Siamo tutti volontari, però organizzare una gara così non è facile, quindi potete acquistare quanti biglietti volete. Fatelo, vi prego, ne abbiamo bisogno. E i premi non li conosco, saranno bellissimi, dopo li citeremo. Eccola qua. Osbo, stai a Como che è meglio, va? Che poi ti stanchi. Batte della mela, che non ho segnato. Il tracciato l'abbiamo fatto questo giorno, è perfetto, è stato dice spigliato, lo vedrete anche in posti assurdi. È tracciato con delle balise gialle e delle bandierine rosse. Penso sia quasi impossibile perdersi. Meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, partite! Gara di oggi, Comano Ursus Extreme Trail. Trail, 29 km con 2002, 2005, 2008 di dislivello. Gara tra virgolette abusiva, perché gli allenatori hanno detto che assolutamente non era da fare, ma io mi devo divertire, gente, lo sapete, io mi devo divertire. Devo fare le gare con lo stress, già con lo stress lavoro, anche le gare no grazie. Quindi gara a Katsum, sto con l'Anico, quindi me la faccio con calma, senza velleità, anche se un po' di sottofondo di malessere c'è, perché no, non lo sapete, perché siete mica il mio padre confessore. Queste cose dove non sono estremamente tranquillo, un po' di fondo di turbamento me le mettono, ma massima concentrazione, via con l'Anico a chiacchierare. Però ho già avuto una prima illuminazione, dai. Gran bel allenamento oggi. A dopo. Primo ristoro. Cos'è che è? Carrealto. E quell'altra punta Cima bianca sera. È il corno bianco, il corno di cavento. Crossondilare. Beh, dai, Claudia poteva la venire su fino a qua. La pressanella. Quella lì? È quella che si vede da casa. Ah, quella lì tutta bianca, giusto? Sì, quella là. Sì, sì. Oh, ma che bello, oggi ho la guida turistica. Infatti, oggi... Oggi spettacolo, oggi faccio anche cultura. Te l'ho detto, oggi facciamo un po' di... Primo ristoro, Malga Stabio. Belli come il sole. Belli con il sole. Belli con il sole, esatto. Eccola qua, la Comano. No, no, vai che... Media. Eccola qua. È il mio social media manager. Esatto. Arriviamo, non ti preoccupare. Ti mando un messaggio là in cima.
bellissimo. Giulia Orlandi. Montagna. Io anche io ultimamente. Bella rampa. Questa qua è una bella rampa. L'amico c'è, vediamo un po'. Arriva l'amico. Un amico dietro? Sì, sì, la Nicoletta arriva. Quella lì. Ah, ok. Faccio finta di aspettarla così prendo fiata. È grande tecnica questa. Esatto. Dice, grazie, non mi hai aspettato. No, no. Mi sono fermato perché non schiattavo. Salita in mezzo a rododendri e mirtilli. Guarda il fiore. Quasi 9 km, 2 ore 40. Buono, cominciamo a avere le prime visioni. Vedo palme all'orizzonte. Ma sicuramente è una visione. Esatto. Noi andiamo avanti su di là. Sentiero, sentiero, cresta, 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 e poi si scende in qualche duna di queste valli. Bella selvatica. Questo è quanto. Maremme, diciamo che qua il polpaccio ti chiama. Ma che bella. Sentiero. L'amico, e noi andiamo su ancora un pezzo. Veramente un percorso che si fa notare. Bello, bello, fuori completamente dalla zona di comfort, ma bello. Buongiorno. Buongiorno. Dos della Torta, 2097 metri, 4 ore, 13 km. Tutta camminata, con calma, allenamento, a bassa intensità e ad alta adrenalina.
Diciamo che non è un sentiero dove mi sento confidente, nonostante sia largo e neanche troppo brutto, però sono queste mancanze di appigli visivi che mi fanno un po' tirare il fiato. Ciao. E tu? Vado, aspetta che cerco di leggere. 32. Ci mangi qualcosa. Sì, sì, va. Malganardis. Bom. Buongiorno, abbiamo mangiato. Grazie. Ciao, ci vediamo l'anno prossimo, eh. L'anno prossimo, va bene. Yes. Ciao. Oi la madonna, oi! Dai! Cioè, è vero che non sono più giovane, però porco cane, dai! Però è per magari ci mandano! Ah! Siamo in durone l'anno prossimo! Allora speriamo di incontrarci! Grazie! Là abbiamo il Garda in mezzo. Lì, quello lì è il Garda. Noi eravamo giù là, abbiamo fatto il sentiero più alto, siamo venuti qui. Adesso ci infiliamo in mezzo, poi inizia la discesa. Lago di Tenno e Lago di Garda. Vai che ci sei! Ma allora non sei morto! Sì, ma figurati! Dai che adesso stai con noi! Allora... Guarda che meraviglia il Lago di Tenno! Bellissimo! Sono passato l'altro anno con la gara del Tiro Trail, era secco. Talmente preso dall'agonismo che sono stato... Gacco Gorno, 1667, 5 ore e mezzo, 18 km, massimi. Andiamo. Ciao, grazie mille, ciao. La roadmap dice 17, mio gambo fa 18. 18, anch'io dico 18. Eccoci qua, siamo a 21 km 5, ormai tutta discesa, corribile. Fango, bello. Ormai le parti difficili e tecniche sono passate. Abbiamo solo un po' di paciugo, ma è divertente, poche rocce, tutta roba battuta. Dietro c'è l'amico, stiamo facendo tutta la gara assieme, spettacolo rilassante, bello. Ci dovrebbe essere guado del fiume e ristoro. Aspetto l'amico. Pulitina le scarpe. Ormai alla fine, 26 km, 7 ore, questi sono gli ultimi strappetti, la sono goduta tutta. Vai Nico! Forse abbiamo finito tutte le salite. Forse, piano, che poi ci illudiamo e invece ci fregano. Esatto. Oh, qua inizia a discendere. 2 chilometri allora. 2 chilometri all'arrivo.
Poi io ci provo, dai. A dopo. Dopo, ciao, ciao. Ah, era un'illusione di farla tutta in discesa, c'è ancora un po' di salita, però va bene, dai, ci sta, dai che raggiungiamo l'amico. Mi sa che questo è l'ultimo chilometro, guardalo qua. E allora un chilometro all'arrivo. Estrazione della campanella. Ah, ah, sentilo qua. Il mammutone. Dai che ce la siamo goduta tutta sta gara, Nico. No, io sono molto contenta. Anch'io. Ho sempre sto fondo di senso di colpa, ma... Beh, l'hai fatta in passeggiata te. Sì. Andrea, queste sono le tue campane, eh? Qua, sentile qua. Sardegna! Questa è aria di Sardegna, Andrea. Eccoci! Io e l'amico, o me e l'amico! La vedo, la vedo. Con la magliettina dell'Ampi di bitume. La birra dov'è? Grazie!